La seduta è aperta. Invito il Deputato Segretario a dare lettura del processo verbale. Il processo verbale della seduta è il 5 maggio 2022, Presidenza Rampelli. La seduta comincia alle 9.05 con l'approvazione del processo verbale della seduta il 4 maggio 2022. Il presidente dà conto alle missioni. Intervengono su uno dei lavori i deputati Verini e Trizzino. La Camera, previ dichiarazioni di voto ed autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3533A. Sono intervenuti i deputati Cunial, Sarli, Menga, Tondo, Tristino, Tasso, Massimo Enrico, Baroni, Cabras, Giulio Dori, Sapia, Vallassas, Costanzo, Stumpo, Bologna, Noia, Bucalo, Bagnasco, Carnevali, Paolin, Villani e Giannone. Si passa a seguito alla discussione dei disegni di legge e ratifica all'ordine del giorno. Approvati gli articoli da 1 a 4, la Camera preve dichiarazioni di voto ed autorizzato il coordinamento formale del testo. Approva con votazione finale elettronica il disegno di legge e ratifica numero 3418A. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofore, Ungaro, Battilocchio, Lamarca, Picchi e Distasio. Approvati gli articoli da 1 a 4, la Camera, previ dichiarazioni di voto, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il Geno di Legge di Ratifica numero 3441A. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofore, Ungaro, Cappellacci, Lamarca, Formentini e Grande. Approvati gli articoli da 1 a 4, la Camera, previ dichiarazioni di voto, approva con votazione finale elettronica il Geno di Legge di Ratifica numero 3440. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofore, Ungaro, Cappellacci, Lamarca e Olgiati. Approvati gli articoli da 1 a 4, la Camera, previ dichiarazioni di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di leggi ratifica numero 3.324. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofiore, Ungaro, Cappellacci, Lamarca, Formentini e Di Stasio. Approvati gli articoli da 1 a 4, la Camera, previ dichiarazioni di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di leggi ratifica numero 3.323. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofiore, Ungaro, Battilocchio, Lamarca, Ribolla ed Emiliozzi. Approvati gli articoli 1.4, la Camera, breve dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica. Il di legge ratifica numero 3040. Sono intervenuti i deputati Fornaro, Biancofiore, Ungaro, Cappellacci, Lamarca, Coin e Olgiati. Il presidente comunica una rimodulazione del vigente calendario dei lavori, nonché la presentazione e assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3591. Intervengono a fine seduto i deputati Scanu, Villani, Viviani, Giovanni Russo, Gallo, Nobile e Battilocchio. La seduta termina alle 13:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta e 6 maggio 2022. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Baldelli, Battelli, Berardini, Brescia, Bubisutti, Casa, Comaroli, Davide Crippa, De Carlo, Marco Di Maio, Fassino, Gregorio Fontana, Giacchetti, Grande, Marimolinari, Molinari, Mura, Perantoni, Rizzetto, Romagnello, Sciuglian, Serracchiani, Silli e Tatteo sono in missione a decorrere della seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 110, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nel legato A a resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 2482 presentata dal deputato Dattis che ha ad oggetto iniziative di competenze in ordine alla rimborsabilità e all'erogazione del farmaco Scenes volto al contrasto della fototossicità cutanea grave. Chiedo al deputato Dattis se intende illustrare la sua interpellanza, come mi pare. E quindi le do subito la parola. Prego onorevole Dattis. Sì, grazie Presidente. Una breve illustrazione. Signora Sottosegretario, come è noto la protoporfiria eritropoietica è una malattia rara che dà fototossicità cutanea grave. La reazione ha inizio dopo 5-10 minuti, soltanto 5-10 minuti di esposizione alla luce solare e provoca un forte dolore alle parti esposte, bruciante e lesioni cutanee. La vita dei pazienti di questa malattia rara che soffrono quindi di questa malattia è limitata. Azioni semplici, quotidiane come quella di guidare l'auto per recarsi al lavoro, andare a prendere i bambini a scuola, camminare per strada, andare a fare la spesa, diventano delle sfide. In mani. Non esistono analgesici in grado di alleviare l'intenso dolore che permane anche per giorni e giorni dopo l'esposizione. Ad oggi solo Cines, un farmaco della ditta australiana Kleinwell, è in grado di prevenire la reazione fototossica. Dal 2016 questo farmaco in Italia è disponibile in fascia C che prevede l'uso ospedaliero con rimborso regionale e non tramite il servizio sanitario nazionale. Per via di questa decisione il medicinale purtroppo è accessibile solo in alcune regioni, coprendo circa il 60-70% del territorio nazionale. Aggiungo, ma i malati non hanno una proporzione territoriale né si distribuiscono in base alle decisioni delle regioni. Peraltro anche le dosi di farmaco nelle regioni attive non sono sufficienti a coprire il reale fabbisogno del paziente. Questo perché Ema ha consigliato un limite di acquisto di tre o quattro dosi, ma senza imporne un, tempo, un tetto massimo. Si tratta di una raccomandazione quando invece il trial clinico era stato disegnato su sei dosi. In realtà non esistono indicazioni di tossicità del farmaco per porre questa. Per esempio, a ottobre del 2019 l'Agenzia del Farmaco americana eh, ha infatti approvato SCENES senza alcuna limitazione di numero di impianti, e così l'Australia, che nel 2020 anche ha approvato con le medesime modalità l'eclogazione del farmaco. Vanno considerate le numerose evidenze scientifiche a supporto dell'efficacia e sicurezza del farmaco SCENES. La interpellanza chiede. Se il Ministro, in questo caso per il tramite autorevole del sottosegretario della salute interpellato, non intenda e ritenga di adottare iniziative per quanto di competenza affinché sia spostato intanto il farmaco Schenesse da fascia di rimborsabilità C a fascia A nazionale, per non lasciare quindi nessun paziente del Paese senza cura e se non intenda aprire un canale di comunicazione eh, decisivo, direi, con AIFA affinché sia resa ufficiale l'erogazione di sei dosi di farmaco testata durante il trial clinico. Grazie. Grazie a lei, onorevole Dattis. La sottosegretaria di Stato Dalli Danesci ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. In merito alla procedura per l'ammissione alla rimborsabilità del farmaco Sines del Servizio Sanitario Nazionale, l'AIFA ha precisato quanto segue. La tematica dell'accesso ai farmaci è costantemente all'attenzione dell'AIFA ed è tra le priorità dell'Agenzia garantire l'accesso alle terapie per il trattamento delle malattie rare. In particolare l'AIFA è stata la prima autorità sanitaria governativa in Europa ad autorizzare l'AFA melanotide, il principio attivo del medicinale Sines, per il trattamento terapeutico della protoporfiria eritropoietica. Tale approvazione ha consentito l'inserimento del medicinale Sines nell'elenco dei farmaci che rientrano nella legge 23 dicembre 1996 numero 648. La quale consente di erogare i farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale in assenza di un'alternativa terapeutica valida. Il primo parere favorevole all'erogazione del farmaco sinese è stato riportato nella Determina AIFA del 5 maggio 2010, inserimento del medicinale afamelanotide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'indicazione terapeutica. Trattamento della protoporfiria eritropoietica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 112 del 15 maggio 2010. A detta determina, hanno fatto seguito alcuni provvedimenti di proroga. A seguito della mancanza di un accordo di prezzo a rimborso a carico del Sistema Sanitario Nazionale, nel luglio 2016, tra il Comitato Prezzi e Rimborsi dell'Agenzia Italiana del Farmaco e Clinovelle UK, Impresa titolare dell'autorizzazione all'immissione al commercio del farmaco SINES, tale specialità medicinale è stata classificata in fascia C-OSP con la determina AIFA dell'8 agosto 2016, quindi regime di rimborsabilità a prezzo di vendita del medicinale per uso umano SINES. Ai sensi del punto 6 della deliberazione CIPE 1 febbraio 2001, numero 3, individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci con la successiva determina AIFA del 25 agosto 2016 il medicinale a base di eh, afamelanotide per il trattamento della protoporfiria eritropoietica è stato escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi ai sensi della legge eh, 23 dicembre del 96 numero 148. Entrambe le suddette determine sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2016. In considerazione di tale classificazione, il titolare dell'autorizzazione emissione in commercio ha potuto determinare liberamente il prezzo del farmaco in base all'articolo 1,3 del decreto legge 27 maggio 2005 numero 87 recante eh, disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili al sistema sanitario nazionale e le confezioni di prodotti farmaceutici eh, convertito con modificazioni della legge 26 luglio 2015 numero 149. L'azienda farmaceutica Cleanwell, tuttavia, non ha mai provveduto ad una comunicazione ufficiale all'AIFA relativamente eh, a tale eh, libera determinazione di prezzo e, per quanto noto, alla stessa agenzia, ai soggetti interessati all'acquisto di Sinessa finora è stato applicato un prezzo di volta in volta comunicato dalla Cleanwell sempre e comunque allineato a quello applicato negli altri Stati dell'Unione Europea dove il farmaco in questione risulta commercializzato. A distanza di circa due anni dalla chiusura della prima negoziazione l'azienda Cleanouvel ha quindi eh, ripresentato una nuova istanza di rimborsabilità per Sines con una proposta di prezzo corrispondente a 14.195 per singola applicazione. Anche in tale sede di negoziazione, in esito eh, ad un prolungato confronto, la ditta Clinuvel non ha soddisfatto le richieste del Comitato Prezzi e Rimborso di AIFA riguardo alle condizioni economiche di commercializzazione per ottenere il rimborso del farmaco da parte del Sistema Sanitario Nazionale e nel gennaio 2020 la procedura si è nuovamente conclusa senza esito. I contratti tra AIFA Cleanuver venivano eh, ripresi solo in data 22 gennaio 2020 quando l'impresa faceva pervenire alle agenzie una comunicazione dai toni all'apparenza conciliatori in vista di una proficua chiusura della negoziazione, ma in realtà caratterizzata da una revisione in termini peggiorativi rispetto a, alle possibili condizioni di accordo già discusse. A fronte di ciò, nella riunione del 28 maggio 2010 il Comitato Prezzi e Rimborso prendeva atto della posizione dell'impresa invitandola a presentare una nuova istanza di negoziazione e dichiarando al contempo conclusa la procedura negoziale. Pertanto attualmente il farmaco sines continua ad essere classificato come C-OSP, può quindi essere somministrato solo a condizione che le aziende sanitarie delle singole regioni o il paziente lo acquistino, oppure che le regioni accettino o decretino di rimborsarlo, previa richiesta e con un piano terapeutico da parte di un centro di riferimento accreditato, secondo le condizioni imposte dall'AIFA e dall'Agenzia europea per i medicinali EMA. Il rimborso delle medicinale Sines dunque può pre, eh, provenire solamente da parte della regione di provenienza del paziente, anche se questi decida di, che, di richiedere la somministrazione di Sines per, eh, presso un centro situato in una regione diversa o limitrofa a quella di appartenenza. In Italia non tutte le regioni hanno a disposizione il farmaco in questione che trovandosi in una fascia di rimborsabilità regionale in certe zone non viene acquistato e reso disponibile ai pazienti. Per quanto riguarda il secondo quesito che ha posto l'onorevole interrogante, eh, se non intende aprire un canale di comunicazione con AIFA affinché sia reso ufficiale l'erogazione di sei dosi di farmaco testato durante il trial clinico, l'AIFA ha specificato che eh, quando è stato realizzato il trial clinico ai pazienti sono state somministrate fino a sei dosi del farmaco all'anno. Al momento della commercializzazione, eh, l'EMA, nel suo report finale, ha raccomandato l'uso di almeno 3-4 dosi del prodotto e le agenzie regolatorie eh, nazionali hanno recepito questo suggerimento. Come riportato nel riassunto delle caratteristiche del, del prodotto, al paragrafo eh, 4.2, eh, la dose raccomandata e specificata prevede che un impianto Uh, viene inserito ogni due mesi prima di una prevista esposizione e durante i periodi di aumentata esposizione alla luce solare, ad esempio dalla primavera all'inizio dell'autunno. Si raccomandano tre impianti l'anno a seconda della durata della protezione richiesta. Il numero massimo di impianti raccomandato è 4 all'anno. La durata del trattamento complessiva è a discrezione dello specialista. Lo studio clinico principale a sostegno dell'opinione positiva formulata dal Comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA e alla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo studio CUV039. Si tratta di uno studio di fase 3 multicentrico in doppio cieco, randomizzato e placebo controllato condotto per la valutazione della sicurezza ed efficacia dell'impianto sottocutaneo riassorbibile eh, di Eafa melanotide in soggetti affetti da protoporfiria eritropoietica, una malattia ereditaria del metabolismo del, dell'eme. Nello studio che eh, prevedeva un periodo di trattamento di sei mesi con l'inserimento di tre impianti, Seguiti da altri eh, sei mesi di follow-up, il 96% dei soggetti trattati nel braccio attivo ha ricevuto tre dosi di farmaco. Con l'intento di eh, ulteriormente supportare la eh, richiesta di autorizzazione, l'azienda CleanUvel ha presentato in aggiunta allo studio principale i risultati ottenuti da una serie di studi aggiuntivi che hanno valutato un numero variabile di impianti inseriti a distanza temporale eh, variabile, due o quattro mesi. Le raccomandazioni e le informazioni riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto RCP, del medicinale in esame, sono quindi il risultato di una valutazione dei dati sottomessi eh, dall'azienda e riflettono l'opinione del Comitato per i medicinali per uso umano. L'AIFA ha sottolineato che non esistono indicazioni di tossicità del farmaco per porre una limitazione di dose e che eh, la protoporfiria retropoietica non può essere eh, considerata una malattia esclusivamente stagionale in quanto in ogni periodo dell'anno si è esposti a raggi solari soprattutto a determinate latitudini. L'AFA melanotide è in grado di stimolare la melanogenesi per cui un numero maggiore di somministrazioni determina una copertura più ampia. Il profilo di sicurezza del farmaco è molto buono e per questo è fondamentale che i pazienti lo ricevano con continuità e non solamente durante i mesi estivi. Al momento attuale il farmaco si trova sotto pass eh, per completezza preciso che negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha autorizzato l'utilizzo di Sines ma senza limitazioni di numero degli impianti né di eh, rimborsabilità. Eh, mh, depositerò il testo così da poter avere ulteriori dettagli. Grazie. Grazie sottosegretario Nesci. Il deputato Dattis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego Onorevole Dattis. Grazie Presidente, grazie signora sottosegretaria per la risposta che non, non può soddisfare me, non può soddisfare neanche il, il governo ovviamente, perché guardi nelle dichiarazioni stesse di AIFA si trova tutta la contraddizione. Del, della, della vicenda che stiamo trattando, perché da una parte c'è AIFA che racconta dal suo punto di vista la gestione di questa trattativa con rispetto al prezzo e, e dall'altra AIFA stessa dice che questo farmaco che abbiamo capito è la vera e propria cura esistente per questi eh, per queste persone che hanno questa sfortuna, dice che non eh, comporta tossicità, eh, non deve essere considerato un farmaco stagionale perché l'esposizione al sole eh, vale per i 12 mesi, e più dosi si fanno maggiore è, è, è la copertura e quindi c'è più garanzia di copertura e che questo trattamento deve essere fatto in linea di continuità. Alla luce di questo, signora sottosegretario, le comprende bene che già dal racconto che, che viene fuori dalla sua corretta eh, eh, risposta, parlando soltanto di di uno stacco di tempo tra la delibera AIFA, del 5, la AIFA 5 del 2010 e oggi sono passati 12 anni. 12 anni sono per una persona che ha questa malattia e la scopre quando ha 20 anni, sono uno stacco di età dai 20 ai 32 anni. Per chi ne ha 30, dai 30 ai 42 anni è una vita, 12 anni. E ancora noi, lo Stato italiano, non è in grado di garantire la continuità nella fornitura di questo, di questo farmaco. Allora, davanti a resistenze di natura burocratica e anche davanti a eh, azioni che possono così configurarsi come azioni di vero e proprio cartello, perché parliamo di valutazione e di gestione dei prezzi, credo, signora sottosegretario, che il governo abbia il dovere di intervenire eh, utilizzando tutte le proprie competenze, che non sono solo quelle del Ministero della, della Salute ovviamente, ma intervenendo anche in maniera più, più dura eh, sul, sul mercato e verificare se una posizione del genere non, è, eh, de non determina eh, volutamente questa condizione. Io le preannuncio che mh, di fronte a perdurare di questa situazione come parlamentare della Repubblica valuterò eh, prossimamente eh, anche eh, la possibilità di interessare eh, gli organi della magistratura per comprendere per quale motivo eh, così tanti anni passano e una situazione così evidente si blocca eh, in comitati e subcomitati che tra l'altro eh, sono garantiti nella loro autonomia anche dalle decisioni politiche. Perché è una cosa che dobbiamo dire anche per chi questo dibattito lo segue e che c'è un parlamentare che interpella e un sottosegretario che risponde. E per la normativa italiana sia l'uno che l'altro probabilmente non hanno la possibilità di intervenire come vorrebbero. Per questo le dico, sono soddisfatto della risposta che mi ha dato il sottosegretario. Alla, alla salute perché ha raccontato le cose veramente come, come stanno non sono soddisfatto assolutamente di eh, tutti coloro che in, questa, eh, in questo film che abbiamo raccontato di questi anni stanno recitando una parte che considera tutto tranne che eh, il paziente la persona che ha bisogno e che non può stare a Pensare a tutto quello che abbiamo raccontato oggi in questa domanda risposta in Parlamento non, non mi fermerò, signora sottosegretario, e come le ho detto, auspicando un'azione del governo ancora più impegnata su questo nelle prossime, nelle prossime settimane, perché, tra l'altro, il mese di maggio è, è il mese anche. Eh, per la verità anche ad aprile, a marzo, perché il sole abbiamo detto c'è sempre, ma questo periodo in particolare per, per queste persone è proprio la, il ricordo più brutto, cioè la, 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 il, il campanello d'allarme più brutto dell'anno perché gli ricorda della loro, <coughs> della loro malattia. E proprio da questo mese, ecco, con una presa di coscienza reciproca del Parlamento e del, del Governo, mi auspico che ci sia un'azione immediata su, su AIFA che si riprenda questa tra, trattativa sul, sul prezzo contemporaneamente, collateralmente, parallelamente come le ho detto di solito sono abituato a dirle le cose e a farle eh, informerò oh, anche eh, l'organo della magistratura che in questo caso purtroppo a volte quando la politica non riesce a risolvere i problemi perché le stesse norme glielo impediscono, eh, forse è l'unico organo al quale ci si può eh, riferire. Grazie. Grazie, onorevole Dattis. Come sottolineava la sottosegretaria, sarà a disposizione dei deputati presso gli uffici la eh, documentazione che testé ha eh, letto la sottosegretaria. Passiamo ora all'interpellanza urgente 2497 presentata dai deputati Gallo ed altro altri che ha oggetto elementi di iniziativa in merito allo schema nazionale volontario per la valutazione dell'impronta ambientale di, dei prodotti al fine di promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo. Onorevole Gallo vuole illustrare la sua... Bene, allora ne ha facoltà. Prego, onorevole Gallo. Grazie Presidente, ringrazio la sottosegretaria eh, Dallina Nesci che è qui eh, su un tema eh, che il Movimento 5 Stelle ritiene importantissimo. In questi... Uh, ultimi mesi uh, e ultime settimane abbiamo sentito tanto parlare di accordi internazionali sul fronte militare. Con la Nato eh, abbiamo stretto degli accordi per raggiungere il 2% di PIL su spese militari e quindi c'è stato un grande dibattito su questo. Con, con, abbiamo evitato l'aumento di 14 miliardi in soli due anni, ma dilazionare quell'impegno nel tempo. Invece, un impegno che noi non possiamo dilazionare e credo che ci sia poca attenzione da parte di, dei media, delle forze politiche, è proprio l'impegno stringente che ci, arrivano, ci arriva continuamente da uh, gli organi internazionali e su cui non c'è ancora quella tensione ideale necessaria per uh, intervenire. Sto parlando non solo degli obiettivi dell'agenda 2030 che poi eh, attraverso tutti gli stati appartenenti all'ONU stiamo sottoscrivendo e vogliamo portare avanti, ma stiamo, sto parlando anche dell'accordo di carbon neutrality del 2050, un accordo che per noi è così importante da aver deciso come movimento 5 Stelle col nuovo corso eh, di Giuseppe Conte di inserirlo all'interno del nostro simbolo. Anzi, e siccome questa non è una battaglia di un partito, ma è una battaglia delle nazioni Tant'è una battaglia che l'ONU sostiene in tutti i consessi, eh, abbiamo invitato anche gli altri partiti a fare altrettanto, perché il 2050 eh, è, una, è, una, è un tempo così stretto, tant'è che eh, gli organi internazionali come l'IPBS che si occupa nell'ONU con 140 stati aderenti di analizzare gli elementi di pericolosità della distruzione della biodiversità e degli ecosistemi, ci dice che abbiamo tempo fino al 2030. Quindi Rendiamoci conto che noi abbiamo tempo, questa legislatura è la prossima legislatura e ci chiedono cambiamenti trasformativi che non riguardano solo gli aspetti tecnologici, ma riguardano proprio gli aspetti fondativi del, dal punto di vista economico, sociale e paradigmatico. Quindi eh, eh, il tema è molto eh, importante perché... Eh, quello che consegue non perseguendo questi obiettivi è sostanzialmente una devastazione non solo ambientale, ma dopodiché economica e sociale del nostro sistema e che noi dobbiamo assolutamente intervenire come se fosse un'urgenza i movimenti Friday for Future che dovrebbe essere l'urgenza di tutti i giorni, di tutti i telegiornali, di tutti i giornali e noi oggi in un'interpellanza urgente cerchiamo di accendere il campanello su, su questo tema perché non è che ci sono solo i movimenti internazionali che ci dicono che la nostra casa sta bruciando, ma loro fanno semplicemente da portavoce a... Eh, tutti gli scienziati internazionali che concordano che quando esce un rapporto dell'IPCC, cioè dell'International Climate Change del partnership, quindi l'organismo dell'ONU, cioè quando ci, ci arrivano questi report, sono report che in pratica prendono in considerazione migliaia di ricerche scientifiche vagliate con sistema peer review e quindi ben certificate che il dato è quello. Quindi noi dovremmo prendere come stato solo atto e sono proprio eh, interventi che vanno indirizzati. Agli organi politici, non sono indirizzati ai media, ai giovani, sono indirizzati agli stati in azione e agli organi politici che dovrebbero tenere ben tesoro di questi dati e intervenire in maniera cogente. Allora, che cosa dico io in questa interrogazione? Che cosa diciamo noi del Movimento 5 Stelle? Diciamo che in realtà eh, abbiamo questo tempo, il tempo per agire di oggi, ma non ha un tempo infinito. Come abbiamo detto, ci, 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 i, i stessi report dicono che nel tempo prima che arrivano eh, degli elementi che poi non sono più prevedibili eh, su scala planetaria è il 2030 e noi ci siamo mossi in tempo, diciamo così, nei vari governi che sono succeduti. Tant'è che la normativa eh, per intervenire eh, sui prodotti a neutralità carbonica, cioè spieghiamo che cosa significa? Significa che il prodotto non deve emettere più CO2 di quanto eh, nel, nel, nel sistema che abbiamo intorno, nel, nel nostro ecosistema di quanto diciamo. Eh, è necessario perché noi, ricordiamoci questo termine, abbiamo un budget di carbonio. Il nostro sul nostro pianeta noi abbiamo un budget di carbonio. E noi siamo molto attenti ai budget economici del nostro conto in banca, però dovremmo essere molto più attenti anche ai budget di carbonio, perché anche quelli sono esauribili e creano grossi problemi. Così come dobbiamo stare attenti ai budget di materie prime, ai budget di energia, perché poi tutto questo. Tutto questo che sembrano dati astratti si ripercuote nella vita quotidiana, lo stiamo vedendo oggi. Quando eh, vengono a mancare le risorse di energia, quando vengono a mancare le materie prime, naturalmente ci sono anche altri fattori che incidono, anche come la speculazione finanziaria, ne abbiamo parlato più volte in quest'Aula, però significa che noi... Abbiamo un problema di accesso e distribuzione di materie prime, di energia e quindi anche di vivibilità su cui, che a cui dobbiamo fare fronte. Allora, che cosa è stato fatto? Sono stati eh, individuati dei, degli strumenti. Che, eh, che per calcolare l'impronta di prodotti e servizi. Dal 2011 noi abbiamo questa disciplina col Product Environment Footprint e quindi i prodotti su vasta scala possono in avere indicatori e metodologie, faccio degli esempi come il water footprint, carbon footprint, il life goal assessment, che sono tutti indicatori che ogni prodotto e ogni servizio può avere in pancia per poter avere un'etichetta che... Arriva molto semplice al, al consumatore, cioè questo prodotto, questo servizio a neutralità carbonica con le varie fasce di colore quindi può essere verde a neutralità carbonica ed essere quindi sicuramente un prodotto pienamente sostenibile così come non può esserlo. Avere questa informazione da parte del consumatore è fondamentale perché guardate questa transizione così complessa e così importante non è una transizione che può calare dall'alto e funzionare, cioè è una transizione che o coinvolge tutti, quindi eh, tutti si fa diventare attori come consumatori oppure non produce gli effetti che noi desideriamo. Allora, nel 2015 è stata individuata l'etichetta Medy Green in Italy, che a oggi è ancora uno schema volontario di etichettatura. E nel 2018 col governo Conte 1 sono stati fatti i decreti attuativi. Ora, ciò che noi eh, chiediamo in questa interrogazione e di capire in che modo noi stiamo accelerando rispetto a, a, a queste etichettature, in che modo noi stiamo premendo affinché tutto questo accada velocemente perché abbiamo già detto che la sirena è suonata e il tempo non l'abbiamo e, e vedete che la sirena sta suonando da parecchio tempo. Cioè c'è il, il network Global Footprint che fa questo a livello internazionale, cioè calcola l'impronta ecologica eh, dei paesi, eh, delle nazioni e, e, e quello globale. Ora, se nel 1970 noi consumavamo eh, tutto quello che avevamo a disposizione in un, in un anno come budget di carbonio, come budget di materia prima, come budget di energia, oggi. L'anno scorso noi abbiamo consumato tutto quello a nostra disposizione co, come mondo il 29 luglio 2021. Cioè quindi in 50 anni noi ci siamo mangiati 5 mesi di esistenza ogni anno. Ed è chiaro che, la, che se andiamo a vedere i dati, questi dati diventano sempre più gravi anno dopo anno. Quindi tutto questo tempo per intervenire noi non ce l'abbiamo e dobbiamo fare... In fretta. Allora il Made Green in Italy è un'ottima strategia perché è un'ottima strategia? Perché ci permette di avere la tracciabilità del prodotto, la qualità ambientale, di misurare la qualità del paesaggio, la sostenibilità sociale, la sostenibilità dei modelli di produzione e consumo e la riduzione dell'impatto del ciclo di vita. Cioè noi abbiamo in un'unica etichetta la possibilità di avere un indicatore molto importante per il consumatore e le imprese. Ora, qual è la chiave che manca? Che noi dobbiamo fare in modo che questo sia qualcosa di conoscibile e di conosciuto alle imprese e ai cittadini. Dobbiamo promuoverlo, dobbiamo prevedere aiuti e dobbiamo fare in modo che ci sia una strategia che in questo momento, ho presentato l'interrogazione perché non sembra così chiara la strategia in, in questo ambito. Noi abbiamo sicuramente tutta una serie di aspetti normativi di spinte normative, spinte che possiamo effettuare. Ma voglio segnalare un altro aspetto importante di questa strategia. Guardate, anche negli appalti pubblici, io ho inserito nell'interpellanza urgente eh, sottosegretaria. Che negli appalti pubblici, nei criteri ambientali minimi Viene, chiesti, viene chiesta proprio l'adesione al made Green in Italy. Naturalmente se l'etichetta non è molto diffusa. È chiaro che diciamo, nessuno porà, potrà aderire a questa condizione, però questa condizione che è già in norma permetterebbe di essere ancora più incisiva la pubblica amministrazione nel fare delle scelte veramente green e verdi e sostenibili, ma anche un risparmio di spesa, perché la strategia serve anche a far risparmiare la pubblica amministrazione. Ora, eh, io voglio raccontare brevemente anche il caso della Francia perché naturalmente questa è una disciplina normativa europea, non siamo gli unici ad intervenire e voglio raccontare quello che sta facendo il ministro della transizione francese perché secondo me in questo caso noi potremmo prendere esempio e intervenire come stanno facendo loro. Dal primo marzo in Francia in sostanza sono nate campagne di comunicazione molto spinte sul tema della uh, neutrality carbon, cioè sul, su, sul tema della sostenibilità completa del prodotto eh, senza emissioni di carbonio e, e, e che cosa è successo? è successo che sono nate tante piattaforme eh, eh, la, il, il ministro della transizione ecologica francese ha lanciato una serie di app e piattaforme per permettere sia ai bambini sia agli adulti di intervenire in questo processo ai bambini sotto forma di gioco, cioè incominciano i bambini a capire che cosa significa sostenibilità ambientale, semplicemente collegandosi a un'app, giocandosi e iniziando a capire che cos'è un budget di carbonio, cosa significa l'impronta, eccetera. Agli adulti sono nati, per gli adulti sono nate piattaforme per poter acquistare prodotti con l'etichetta che ha carbonio di, carbo, di neutralità carbonica. Allora, che cosa significa? Questi, questi consumatori che acquistano attraverso queste app promosse dal Ministero della Transizione Ecologica francese sono consumatori che ricevono in cambio dal, dal governo, attraverso la strategia economica che viene messa in piedi, ricevono in cambio delle premialità. Un po' come è stato fatto da noi col cashback. Eh, il cashback permetteva di far transitare il consumo sul digitale eh, per tutti i consumatori e in più sosteneva l'economia locale perché non permetteva di accedere al cashback una transizione nostra che veniva fatta semplicemente online o tramite i classici player digitali ma dovevi andare a comprare sotto casa dal fruttivendolo ma pagare in moneta digitale, il cittadino veniva premiato e questo sistema abbiamo visto. Oggi c'è un articolo che riporta che avrebbe fruttato, se fosse stato oggi, secondo il forum Ambrosetti attivo, avrebbe fruttato 28 miliardi. Ma noi l'abbiamo eliminato, cioè, siamo stati poco lungimiranti in questo governo, il Conte 2 l'ha voluto fortemente, ma in questo governo siamo stati poco lungimiranti. Ma questa strategia in Francia non la stanno utilizzando appunto solo su questo aspetto, ma la stanno utilizzando per sostenere fermamente una vera rivoluzione verde economica all'interno del Paese. Quindi eh, eh, io vi, vi dico al Governo che oggi non è un problema di tecnologia, perché la tecnologia l'abbiamo sperimentata anche in Italia, l'Italia si sta digitalizzando fortemente, l'APIO e, e, la, e la pubblica amministrazione sta avendo una forte digitalizzazione grazie ai processi avviati dal Governo Conte 2. Non è un problema di fonti perché anche lì il Conte 2 ha ottenuto il PNRR e abbiamo delle misure. Riforma 3.3, abbiamo varie, nella legge di bilancio abbiamo 565 milioni dedicati a questo. In Europa sono stati stanziati altri fondi pari a circa 17,5 miliardi a livello europeo e 936 miliardi per i fondi del, per la transizione giusta dedicati all'Italia. Allora io credo, sottosegretario, che sia un problema di volontà politica e di crederci in questa strategia che è l'unica che ci permette di evitare le, le devastazioni che sono uh, dietro l'angolo. Grazie. Grazie a lei, onorevole Gallo. La sottosegretaria di Stato Dali Lanesci ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Allora, In merito alle questioni poste dagli onorevoli interpellanti, si rappresenta quanto segue. Così, come menzionato con l'articolo 21 della legge numero 221 del 2015, è stato disciplinato... Lo schema volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, beni e servizi, denominato Made Green in Italy, è basato sulla metodologia eh, Product Environmental Footprint, quindi PEF, con il fine di valorizzare e promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale in un contesto di sempre più crescente domanda. Di prodotti con un livello di qualificazione ambientale elevato. Con suddetta disposizione, pertanto, si è inteso promuovere l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi che consentano di ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e servizi lungo tutto il ciclo di vita degli stessi. Inoltre, vi è il chiaro intento di porre in essere uno strumento atto a rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni nazionali associandovi aspetti di qualità ambientale, oltre a consolidare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli. Il regolamento di attuazione dello schema Made Green in Italy è stato approvato con decreto ministeriale numero 56 del 21 marzo 2018, con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema stesso per ottenere la concessione d'uso dell'apposito logo ministeriale. Con la raccomandazione 2021-2279 eh, della Commissione europea che sostituisce quella del 2013 numero 179 è stata aggiornata la metodologia PEF al fine di integrare eh, gli sviluppi tecnici della fase pilota condotta dalla Commissione e in particolare riguardo l'elaborazione di norme settoriali e di categoria e di fornire una solida base per l'ulteriore sviluppo ed attuazione delle politiche. Difatti nella fase pilota svoltasi dal 2013 al 2018, con la partecipazione attiva dei portatori di interessi è stata sperimentata l'elaborazione di regole specifiche per prodotto e per settore. La nuova metodologia è volta a facilitare le imprese nel calcolo delle proprie prestazioni ambientali sulla base di informazioni affidabili, verificabili e comparabili e facilitare l'accesso a tali eh, informazioni da parte di altri soggetti, ad esempio le amministrazioni pubbliche, le ONG, eh, partner, eh, partner commerciali. Come ricordato dagli interpellanti, eh, l'attuazione dello schema volontario Med Green in Italy prevede due fasi. La prima di esse contempla l'elaborazione delle regole di categoria di prodotto necessarie affinché un soggetto possa aderire allo schema che si sostanziano in documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto. Le regole di categoria di prodotto possono essere proposte da soggetti, sia pubblici che privati, costituiti da almeno tre aziende, di cui almeno una rientrante nella definizione di PMI di cui è il decreto MAP emise del 2015, che rappresentano la quota maggioritaria del settore della spec specifica categoria di prodotto interessata. La seconda fase consiste nell'adesione vera e propria allo schema Made Green in Italy, la cui richiesta può essere effettuata se è appunto in corso di validità. Uh, la uh, regola di categoria di prodotto e quindi uh, la licenza d'uso del logo uh, Made Green in Italy viene ottenuta per i prodotti i cui benchmark ottengono a seguito dello studio di valutazione dell'impronta ambientale, seguendo la metodologia PEF, le, cl le classi A, E o B, ovvero superiori al benchmark o in linea con essi, ed ha una durata di tre anni rinnovabile alla, uh, prima della scadenza. Per quanto concerne le azioni volte al eh, supporto della strategia Made Green in Italy, si segnala che il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso un primo bando conclusosi nel 2020 ed uno ulteriore nel mese di dicembre 2021 volti al finanziamento per l'elaborazione di regole di categoria di prodotto nell'ambito dello schema che è stato appunto oggetto dell'interpellanza. Il secondo bando connotato dalla procedura sportello sarà attivo fino al 10 luglio prossimo, in particolare in un'ottica di impegno, nell'ottemperanza degli impegni assunti con l'accordo di Parigi, oltre che degli obiettivi declinati dal Green Deal europeo sono stati stanziati 410 milioni di euro per la promozione dello schema di Made Green, ovvero della predisposizione delle regole di categorie di prodotto. L'ammontare del contributo per le proposte progettuali varia a seconda se l'elaborazione uh, delle regole di categoria di prodotto da parte uh, della, della PEF Category Rules già esistente a livello europeo o meno, secondo, uh, nel secondo caso invece il contributo riconosciuto è maggiore in quanto il recepimento delle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto comporta un uh, dettaglio maggiore. Per quanto concerne eh, gli RCP pubblicate ad oggi, si specifica che sono 15, di cui 7 afferenti al settore agroalimentare, ovvero il Grana Padano, il Provolone Tutela Valpadana, l'aceto, la pasta secca, le carni fresche di suino e di bovino e i gelati. Rimanenti 8 eh, sono invece afferenti al settore industriale e riguardano le borse in PE. I servizi di lavanderia industriale, la lana cardata, la fabbricazione di imballaggi in legno, l'acciaio, i geotessoli e prodotti correlati, il tabacco greggio e le grandi eh, casse in politilene. Il logo uh, Made Green in Italy eh, risulta essere uno strumento di marketing già apprezzato e conosciuto dai consumatori in associazione ad altre etichette ambientali più diffuse, i quali rimangono eh, e ritengono che eh, in, intrinsecamente convogli un'informazione relativa alla credibilità e affidabilità del prodotto o del servizio a cui è associato, condizionando in parte anche la scelta di acquisto. Il Ministero della Transizione Ecologica continuerà a promuovere lo schema di Made Green in Italy congiuntamente con tutti gli attori interessati e coinvolti nella convinzione che esso rappresenti un'eccellenza nello scenario delle certificazioni ambientali nonché una peculiarità, dal momento che riesce a coniugare la dimensione della performance ambientale dei prodotti nell'arco dell'intera catena del valore con la dimensione del Made in Italy, strettamente correlata all'immagine del sistema produttivo nazionale. Riguardo l'ipotesi di adottare iniziative eh, tese a promuovere meccanismi di premialità nella scelta di prodotti e servizi, attesa la competenza ripartita fra diverse amministrazioni, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico pone l'accento sull'opportunità di tenere in debita considerazione gli equilibri del commercio internazionale ed il vaglio degli organismi internazionali, quali il World Trade Organization. Eh, sempre a beneficio degli interpellanti depositerò il testo. Grazie. Grazie, Sottoriettari. Anche questo testo quindi sarà a disposizione dei deputati presso gli uffici. L'onorevole Gallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole Gallo. Grazie Presidente, naturalmente conosco benissimo la sensibilità del sottosegretario Dall'Iranesci su questo tema e quindi non ho dubbi che eh, eh, all'interno della compagine del Governo si eh, interverrà ancora con più forza dopo questo sollecito del Parlamento per portare avanti questo tema perché eh, per fortuna ci sono anche competenze trasversali e quindi anche il Ministero del Sud potrebbe farsi, farsi sentire all'interno di questo quadro. Eh, però naturalmente non posso essere soddisfatto. Perché non posso essere soddisfatto? Perché eh, noi, una strategia, strategia che abbiamo detto è partita nel 2011, noi a oggi ci troviamo, eh, io non credo, con, con eccessivi sforzi del, dei, dei governi che si sono, eh, in, che sono in questo momento, cioè che, eh, dei vari ministeri che in questo momento sono eh, attivi su questa, su questa proposta e che abbiamo... Semplicemente 15 prodotti alimentari, 8 industriali e, po e poco altro. Cioè, rendiamoci conto che rispetto al paniere di, di un qualsiasi cittadino che la mattina si reca al supermercato va a fare la spesa forse se trova un prodotto made in green e lo mette nel suo carrello è eh, già, è festa cioè è riuscito diciamo, a portare un solo prodotto che riesce a, a entrare nella strategia della transizione ecologica, allora noi dobbiamo essere chiari, questa transizione ecologica che è entrata a forza all'interno di questo governo con un ministero a sé, è entrata a forza nel PNRR con un capitolo vasto chiesto dall'Unione Europea eh, di finanziamenti se vuole essere portata avanti seriamente e con forza, perché se vuole essere portata avanti seriamente e con forza non bastano gli sforzi del Ministero della Transizione Ecologica, né di Solicia, ma bisogna trovare delle strategie sistemiche, usiamo quei fondi che sono ben elencati, quindi messi a disposizione dal lavoro del Parlamento al Governo. Scusate, sono ben elencati quali sono i fondi che si possono utilizzare per attuare strategie che spingano in questa direzione e poi sottosegretario io non posso accettare diciamo, la parte che riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico cioè che si, ancora si appella alle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio forse è sfuggito al Ministero, del Transizione, al Ministero del, dello Sviluppo Economico che è la Banca Mondiale che oggi nei sistemi di finanziamento che fa ai paesi Stato utilizza dei dati e dei parametri molto precisi sull'impatto ambientale. Cioè, quindi noi ci dobbiamo ispirare a chi sta scegliendo di ascoltare le urla del pianeta e delle devastazioni ambientali, a chi sta scegliendo di ascoltare l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Non possiamo rimanere bloccati in un sistema economico con le sue regole. I report che ci sono arrivati quest'anno dell'IPBES e dell'ICCP ci dicono che dobbiamo stravolgere il sistema economico e sociale per salvare questo pianeta e che cosa risponde il Ministero dello Sviluppo Economico in un governo che abbracciato comunque la transizione ecologica, che siamo fermi alle regole eh, attuali quando eh, tutti gli allarmi internazionali vanno in un'altra direzione. Eh, ecco, que è questa la chiarezza che deve trovare il governo sulla transizione ecologica, perché o si fa sul serio o non si fa sul serio. Non esiste una mezza via in questo quadro, lo, dicono, lo dice il Presidente dell'ICCP. Non esistono mezze misure per salvare il pianeta e l'ecosistema. Quindi o ce lo mettiamo in testa o stiamo scherzando e stiamo imbrogliando i cittadini. Io credo che invece abbiamo tutte le competenze in questo Paese, abbiamo degli strumenti, abbiamo i fondi e possiamo fare la scelta giusta, questa volta credendoci fino in fondo perché dobbiamo rendere conto ai nostri figli. Io ho un figlio di 9 e 11 anni. Nel 2000 e io non dico nel 2050, io dico nel 2100: avranno 80, 89 e 87 anni. Nel 2100, noi vogliamo che i nostri figli o i nostri nipoti, che saranno giovani, abbiano accesso a un futuro distopico cioè dove non possono andare in spiaggia, non possono avere un'acqua e eh, né un bosco in cui fare una passeggiata, o vogliamo invece un futuro dove il benessere sia al centro e la qualità della vita sia al centro. Eh, però il problema dei nostri figli e nipoti è che noi queste cose o le decidiamo adesso in questi dieci anni o loro non ci potranno fare nulla. E questo è l'interrogativo che deve martellarci continuamente dentro la nostra testa e spingere tutto il governo, tutte le forze parlamentari a dare il massimo insieme alle altri stati nazione. Grazie. Grazie onorevole Gallo e così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che nell'allegato a resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per la discussione generale della proposta di legge numero 2298A ed abbinate. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 9 maggio 2022, ore 14. Discussione generale della proposta di legge numero 2298A e abbinate. Discussione generale delle mozioni 1.618. Discussione generale della mozione 1.639. La seduta è tolta.